ordinari e straordinari. Ce le mandò la Repubblica dei Togati, in Castel Capuano, dove la mummia del linguaggio era esposta sotto forma di sentenza. Le parole baluginavano come fuochi fatui, ma mai come le fiamme dei loro roghi saranno ahí, saranno ahí, la Santa Inquisizione, fuori da casa nostra, fuori! Troppi palazzi, troppi monasteri, troppa ideologia. A chi? A chi volete bruciare il sommario lo mercato? Castel Capuano non lo fa bruciare nessuno. Castel Capuano. Castel Capuano è un intestino pieno di villi attorcigliati, di membrane trasudanti, ma è anche il baluardo della libertà di Napoli. Monumento perenne alla sua frenetica immobilità. Tutto è il contrario di tutto. Tutto è il contrario di tutto. Madonna, fate luce! Madonna, fate luce! La sorta che grada contraria me va, contraria me va, se vostra spiatata strellare me fa, strellare.
percussioni Enzo Minuto, ai flauti Massimo Petti, voce narrante Andrea De Goizueta, voce e chitarra Corrado Velonà, la straordinaria voce di Caterina Molfino e infine la cara collega, voce e chitarra Mariella La Rosa. Parte del presidente di questa fondazione all'inizio della nostra gestione. Lo faccio una, per dirvi solo, per ringraziarvi della vostra numerosa presenza, pur tra le tante rappresentazioni che in queste ore, che in questi giorni costellano la nostra città. Quindi grazie di essere venuti, auguri di Natale, un impegno che mi esprimo insieme al compiacimento e all'emozione che provo, perché da quando fu fondata la fondazione appunto di Castelcavano, oggi vede terminato il mio impegno giudiziario alla presidenza di questa fondazione che, come ha detto l'avvocato Isidro Scalchi, ho voluto fortemente. Iniziamo da oggi un nuovo corso, perché io mi impegno e ci impegniamo tutto il nostro staff per dare a questa fondazione ancora dei più ambiziosi progetti. Memoriale delle vittime della Camorra, famoso, ne avete sentito parlare anche nei giornali, il famoso percorso di legalità, o se volete il Museo delle Vecchie. Io spero che realizzeremo anche questo, col vostro aiuto, col vostro consenso, e auguri di buone feste. Un caloroso quindi saluto al presidente Antonio Buonaiuto. Dobbiamo davvero ringraziarlo per il suo impegno profuso per l'idea fase, come prima vi anticipiamo, ascoltiamo anche in questo caso un brano scritto dal dottor, dal magistrato Aldo De Chiara, che è Buon Natale Gesù. Buon ascolto e cominciamo pure.